Ma il filo conduttore è proprio questa capacità di entusiasmare le persone che papà aveva e devo dire che si sentiva sempre più a casa. Quindi non era qualcosa che accadeva fuori per secondi fini, voglio dire, ma era proprio una persona che ti portava dentro un'avventura. E l'altro giorno è stato proprio Roberto De Agostini, che è responsabile delle relazioni con i media, in un incontro, stava proprio condividendo questo aspetto, quando stavi con il mio Donis era un'avventura e quindi lo era anche a casa, era proprio anche in famiglia quando si andava in vacanza, era un'avventura perché papà aveva sempre questo entusiasmo e quindi ecco, sicuramente non mi ha sorpreso ma mi ha fatto molto piacere sentire che. Massimo, Doris. Beh, sì, il suo modo di lavorare, il suo modo di essere ha portato a riempire questa stanza oggi con tanti concorrenti, anche se non è facile. Quando se n'è andato, ogni banca ha avuto una testimonianza a suo favore, pagine sui giornali, sui loro siti, sui loro social. Penso che sia qualcosa di più unico che raro, visto che si parla di concorrenti. Questo significa che ha sempre lavorato in modo onesto, ovvio, combattendo ferocemente per conquistarsi i clienti, ovviamente, per portarli via agli altri, ma sempre in modo corretto. E questo è qualcosa che noi cerchiamo di continuare, io cerco di Sara e Massimo, solo voi due però potete raccontarci il rapporto che aveva tra famiglia e impresa, tra voi come papà, come uomo e il mondo della banca che abbiamo raccontato sinora. Per voi era un rivale che sottraeva tempo del papà alla vostra famiglia? Era una presenza costante? Cos'era, Sara? Allora, era una presenza costante tramite la mamma, che ringrazio, che è qui davanti, perché papà sapeva che poteva contare su mia mamma che si occupava di tutto, veramente di tutto, e che ci faceva sentire, come dire, l'amore di papà nel suo essere fuori, nel mondo, lavorare, e quindi non si sentiva la sua mancanza, anche perché quando c'era, quel poco che c'era, c'era al 100%. E quindi era proprio, come dire, era proprio presente e io ricordo che insomma qualunque necessità avessimo papà ti ascoltava veramente con attenzione e ti dava una grande importanza, anche se eri bambina, trattava le tue preoccupazioni, le cose che vivevi insomma proprio come se tu fossi un adulto, come se si trattasse veramente di qualcosa di molto importante e questo ti dava la sua fiducia, no? E quindi questo ti faceva sentire importante. E poi vorrei sottolineare anche un altro aspetto di papà, che per me è sempre stato incredibile, la sua umiltà e la sua, questo copiare dagli altri veramente con grande, ripeto, umiltà, ma proprio anche indicando, copiato da questo, perché riteneva chiaramente che le persone attorno a lui fossero persone stimolanti, intelligenti, che quindi voglio dire la cosa migliore da fare se uno aveva trovato una soluzione era Un copiarla. modo di riconoscere il valore degli altri, questo era il Esatto, suo e dire. lui si faceva ispirare. Faccio ad esempio il Confetti Amedeo Giannino, no? Che è stato il fondatore di Bank of America agli inizi del secolo scorso e dal quale rimase folgorato perché Amedeo Giannini, quando ci fu il terremoto, incendio a San Francisco, lui si mise col banchetto tra le macerie, con scritto Bank of Italy, aperto ai clienti, iniziò a dare, denaro ai piccoli commercianti, agli artigiani, a tutti quelli che avevano perduto tutto perché andarono bruciate più di 50.000 edifici, quindi un disastro, e a tutti coloro i quali non potevano avere credito dalle banche, no? E quindi questo anche, no? Questa umiltà nel copiare quando lui poi con Lehman Brothers ci fu quella catastrofe incredibile, questo voler essere vicino ai clienti, un po' è stato ispirato anche dalla storia di questo grande imprenditore, grande banchiere di origini italiane. Quindi ecco, la sua umiltà, è sempre stata qualcosa di eccezionale. Molti hanno riconosciuto anche
tante testimonianze, la sua capacità di costruire una famiglia straordinaria. Io vi ho seguito in questi anni, però io voglio capire come all'interno, ad esempio, quando voi da giovani guardavate al vostro futuro, è iniziato il rapporto anche con l'azienda. Non è che in tutte le famiglie, la seconda generazione, la terza generazione delle imprese italiane, trovino così facilmente la strada. Una successione che è stata già citata anche prima, anche dagli accademici che hanno aperto il pomeriggio. Come è andata, Massimo? Allora, innanzitutto ci siamo sempre sentiti parte del suo lavoro, dell'azienda, ancora prima che fondasse Aurora Metà. Poi ho avuto Aurora Metà e poi ancora di più, io avevo 15 anni, prima meno, però mi ricordo anche prima. Perché ci siamo sempre sentiti, perché io mi sono sempre stato parte del suo mondo e non il suo lavoro, qualche cosa che portava lui al sottoscritto. Per il lavoro, diciamo così, che hanno fatto assieme un grande. Lui c'era poco, perché lavorava tantissimo. E, però io non ho ricordi di Nano che dice non ci sei. Non l'ho mai sentito. E quindi non era normale, anzi era il partecipare alla festa, faceva le riunioni a casa, arrivava a casa del provincio, magari con 10 persone. E quindi mi sono sempre stato parte, non una cosa che portava via qualcosa a me, ma qualcosa che dava alla famiglia. E quindi io sono cresciuto con l'idea di lavorare con lui, perché, e qui furbescamente, a casa non parlava mai dei problemi dell'azienda quando eravamo ragazzini, poi più grandi, ancora sì. E quindi portava solo a casa le cose belle, mi diceva, me l'ha detto dopo. Molti imprenditori ve la fanno a casa, portano i problemi e i figli, ed in un'azienda, gestione un'azienda, i problemi ci sono tutti i giorni, quindi il figlio che sente problemi, dice, io cavolo che faccio questo mestiere, faccio qualcos'altro, no? E invece lui parlava solo delle cose belle, e quindi questo ha sicuramente aiutato. Però poi sono stato sempre più coinvolto e quindi, ripeto, questa ascesa e questo suo impegno nell'azienda sono stati bravi a farci sentire partecipi, quindi anche una cosa nostra. Poi crescendo